Nunzia De Girolamo, malore improvviso, confessa perché è svenuta. Nei giorni scorsi, Nunzia De Girolamo è stata protagonista di una vicenda spiacevole. È stata colta da un malore improvviso. La notizia ha fatto il giro dei media ed i suoi fan sono ansiosi di sapere perché è successo. Questo imprevisto ha sollevato preoccupazioni e domande. La conduttrice di Estate in Diretta ha voluto rompere il silenzio svelando le ragioni di quel malessere. Poco prima di andare in onda con il popolare talk pomeridiano condotto in tandem con il giornalista Gianluca Semprini, è svenuta. La De Girolamo ha deciso di condividere i dettagli di questo malore in un'intervista al Corriere della Sera. Ha, innanzitutto, rassicurato i suoi fan dicendo che non si trova in condizioni di salute preoccupanti. Il malore è stato provocato da un'indigestione con conseguente svenimento. L'ex parlamentare ha sottolineato che sta bene, non c'è nessun motivo di allarmarsi. Nunzia De Girolamo ha voluto dire di più sul perché ha avuto questa indigestione responsabile del malore. Ha confessato i suoi peccati di gola ammettendo che spesso pasticcia con il cibo. Mescola una gran varietà di alimenti senza neanche pensare alle possibili conseguenze. Le sue abitudini alimentari sregolate hanno portato all'indigestione responsabile, a sua volta, dello svenimento. Ora sta bene, ha assicurato la conduttrice, ha soltanto esagerato con il cibo. La sua soglia del dolore è bassa, perciò l'indigestione le ha provocato lo svenimento. Ha dato la colpa unicamente a se stessa. Mangia quello che capita e mescola tutto, pizza, gelati, dolci. La causa dello svenimento è duplice. Ha inciso anche uno sbalzo termico. Prima di entrare nello studio televisivo era accaldata, è stata esposta al caldo esterno. L'aria condizionata dello studio e di il cambiamento repentino della temperatura hanno avuto un impatto sul suo organismo fino a farla svenire. Tuttavia, la De Girolamo ha deciso di andare in onda. È stata supportata dai colleghi che le hanno suggerito tempestivamente le misure di sicurezza adeguate. Che ne pensate di questa vicenda? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.